In occasione di IFA 2015 Toshiba festeggia il suo 30° anniversario nel mondo del notebook e quindi dell'informatica trasportabile. 30 anni sul mercato, a partire dal primissimo notebook mai prodotto e commercializzato. Nel 1985, lo vediamo qua protetto dalla teca, il Toshiba T1100. Questo fa impressione quasi a vederlo, passatemi il termine, perché si tratta veramente di un prodotto che sembra preistorico, anche se parliamo appunto del 1985. Guardate solamente il peso, se si vede ripreso sotto la teca, 4,5 kg. Questo veniva considerato il top della mobilità, e parliamo di un prodotto che pesa molto più di qualsiasi 17 pollici oggi commercializzato, anche del nostro Cosmio Gaming al top della dotazione. Parliamo ovviamente sempre di sistemi operativi Microsoft, in questo caso era dotato di DOS 211 e sempre con Intel, quindi la dimostrazione che la partnership con Intel e Microsoft è di lunghissima data. Un display 9 pollici che si avvicina molto a... sicuramente vi è stato sorpassato da molti tablet, ma si avvicina molto a quello di alcuni smartphone di ultimissima generazione che abbiamo oggi sul mercato. Passando invece nella nostra carrellata con le tappe salienti, passiamo l'evoluzione 5 anni dopo al 1990 col TX3002, in questo caso sempre display TFT, la memoria, l'hard disk in questo caso saliva a 128 mega, è molto più simile a una macchina da scrivere che a un notebook, sì. Però era veramente il top di gamma in quel caso, come si vede anche con gli indicatori dell'hard disk quando era in uso, o dei lettori floppy che di volta in volta venivano utilizzati. Altra tappa importantissima nella storia invece il libretto, qui parliamo veramente di ultra portabilità, siamo al 1997, quindi 18 anni fa. Vediamo comparire già un processore che almeno per familiarità è rimasto nella storia recente, il logo Intel Inside, Pentium. In questo caso è stato il primo prodotto con Windows 95 a bordo. Dimensioni minime, qui display 6 pollici, veramente ultra portatile al top di gamma, e già nel 97 iniziano a comparire una serie di soluzioni che poi sono tramandate nella storia di Toshiba per quanto riguarda l'ottimizzazione sui consumi, e compare già il primo logo Energy, che poi ha avuto tutte le evoluzioni in Energy Star, quindi consumi, batteria, utilizzo multimediale. Passiamo in questo caso a qualcosa di molto più simile a quelli che sono i notebook dei giorni nostri. Siamo all'anno 2000, l'hard disk diventa giga, in questo caso parliamo di 20 giga, ancora una volta processore Pentium in questo caso. In questo caso il wireless inizia a comparire il Bluetooth, lo schermo è più vicino a quello dei giorni nostri, ovviamente non abbiamo ancora i tagli widescreen, ma siamo al classico schermi pre mondo wide. In questo caso era sempre TFT, 14 pollici e 1 col Satellite 2008. Con la serie 5002 inizia a comparire il peso, si avvicina sempre di più a quello di alcuni notebook molto pesanti che abbiamo oggi sul mercato, perché siamo però arrivati a 3,5 kg. In questo caso col 5002 la serie 15 pollici, anche in questo caso non widescreen, quindi 15.0, Pentium 4, un altro processore che ha fatto la storia. Altra novità lanciata in questo caso su 15 pollici, tutta una serie di pulsanti anche per quanto riguarda la multimedialità in quel caso, lettore CD-ROM, la memoria, l'hard disk in questo caso era 60 giga, e iniziano a comparire anche alcuni elementi di design molto più verso il mondo consumer, quindi anche il design inizia a avere un suo peso. Compaiono
quelli che vedete lì in fondo, gli altoparlanti Harman Kardon, quindi anche la multimedialità inizia ad avere il suo accesso importante anche nel mondo dei portatili, 13 anni fa, perché in questo caso siamo al 2002. E ultimo prodotto della nostra teca della storia, siamo nei giorni recenti, 2008, il design qui vedete è molto importante, siamo a piattaforma Centrino Duo, la serie T7003, lo schermo diventa Full HD, il primo display Full HD lanciato da Toshiba, doppio hard disk, multimedialità al top con gli altoparlanti Harman Kardon, i comandi anche per l'utilizzo del DVD direttamente anche senza bisogno di accendere completamente la macchina, ovviamente il design, compaiono i lettori anche di impronte digitali col fingerprint che Toshiba ha sempre avuto nel mondo business, e lì qualcuno se lo ricorderà, nel 2008 eravamo ancora nel momento della diatriba sul formato vincitore Blu-ray HD-DVD, questa era la prima macchina lanciata da Toshiba con lettore HD-DVD integrato, la serie Cosmio G40, che è l'antesignano, che ragionavamo già però alla terza generazione di Cosmio, l'antesignano poi dei Cosmio ancora commercializzati oggi, sempre che hanno mantenuto la connotazione multimediale e gaming molto spinta per quanto riguarda Toshiba. Quindi 30 anni di innovazione continua, visto anche le novità che presentiamo nel 2015 a DIFA. Benissimo, grazie mille Massimo. Grazie a voi.